Una porta semiaperta in un vicolo cieco nel cuore della città. È così che a Corigliano Rossano, all'ombra dei negozi dello shopping prenatalizio e della movida rossanese, continua ad operare in un dignitoso silenzio la Mensa Caritas diocesana. Un punto di riferimento per i senza tetto, un'area di ristoro per tanti stranieri che lavorano nei campi a pochi euro, ma anche un'ancora di sopravvivenza per tantissima gente locale che non ce la fa più ad arrivare a fine mese. Quindi qui la gente quando viene trova un sorriso da parte dei volontari e poi anche attraverso il bisogno concreto di persone che vengono dall'estero, qui soprattutto per i lavori stagionali, ma durante tutto l'anno ci sono persone che vengono qui a mangiare e poi anche attraverso, ecco, il colloquio, quindi attraverso l'ascolto che viene fatto delle persone perché ogni situazione umana ha dietro le spalle una storia che viene contattata e quindi viene poi anche presa in carico. Si lavora incessantemente, ogni giorno, grazie all'aiuto dei volontari, per rifocillare chi altrimenti non avrebbe nemmeno un pezzo di pane da mettere sotto i denti. Stagioni tipo quella invernale in cui si arriva anche a 100 pasti al giorno. E le altre stagioni un po' di meno, però la media è quella di 50-60 pasti al giorno. Se dovessi fare una percentuale, possiamo dire che il 90% è di stranieri, il 10% di persone del luogo. Marco Le Fosse per la CNews 24.